Eroi mascherati si aggirano per le vie del centro città, tra gli sguardi stupiti dei passanti, le bancarelle del mercatino d'autunno, la giostra delle favole in piazza e immancabili foto con ammiratori di tutte le età. Mentre al Museo del Tessile altri personaggi prendono forma dalle matite di noti disegnatori. È la domenica da cartone animato vissuta a Busto Arsizio grazie alla prima edizione del Festival Cittadino del Fumetto. Com'è andata la prima edizione di Balloon? Beh, direi un successo oltre ogni aspettativa, anche oggi qui al Museo del Tessile davvero tantissima gente e soprattutto un pubblico trasversale di tutte le generazioni, di tutte le sensibilità anche culturali, e questo naturalmente ci rende molto contenti, ma soprattutto convinti di aver fatto un'ottima scelta a dare vita a questo 11° festival culturale a Busto Arsizio. Naturalmente è il numero zero, dovremo lavorare a migliorare ulteriormente l'edizione, per cui a breve faremo una serie di riunioni e cominceremo già a gettare le basi per l'edizione 2024. All'assessore quale personaggio è piaciuto di più? Ma l'uomo ragno è un personaggio che a me affascina molto. Stamattina nelle foto assumeva delle pose plastiche davvero invidiabili, per cui lo guardo sempre con molta ammirazione.